Prima giornata del Made in Sicily e siamo qui a Valderice. Ho il piacere di avere di fronte a me la dottoressa Pinandina, direttore scolastico alberghiero di Erice, e poi la professoressa Giusi Patti, vicario dell'Istituto Superiore Abele Damiani di Marsala. Piacere di avervi qui con me. Tutto nostro. Il piacere è nostro. Allora, mi sembrava giusto e doveroso quantomeno precisare qualcosa riguardo anche a una giornata come quella che stiamo trascorrendo qui assieme. Allora, dirigente, l'importanza, proprio una domanda semplice, l'importanza di sinergie come quelle che abbiamo messo in campo adesso. Allora, sicuramente l'istituto alberghiero, così come di Erice, così come gli altri istituti alberghieri della provincia, hanno ormai una dimensione diversa della progettualità e dell'impegno nella direzione proprio dell'azione formativa rivolta ai ragazzi. I ragazzi hanno bisogno ovviamente di uscire fuori, io dico, dal cortile delle scuole, confrontarsi, avere a che fare con il mondo delle professionalità e del lavoro. L'alternanza scuola-lavoro a tutti gli effetti è un punto di forza di questa tipologia di scuole, legata al fatto appunto che non è sufficiente, se per quanto assolutamente Perfetto. Necessaria Vero. La formazione in aula, ma è necessario che i ragazzi sappiano poi confrontarsi con le imprese, le aziende, gli enti locali, il territorio, e questo è anche un'occasione per mettersi in gioco e vivere appunto in maniera sana una competizione tra le scuole. Ci sono le difficoltà perché le risorse che le scuole hanno a disposizione sono sempre più esigue, quindi è veramente necessaria una sinergia con il territorio e soprattutto con le aziende. Cerchiamo di promuovere e di valorizzare quella che è appunto la prospettiva futura dei nostri ragazzi, che è il settore enogastronomico, ma c'è la necessità veramente di giornate come queste anche per comprendere e far comprendere ai nostri ragazzi che veramente per loro c'è un futuro, una possibilità di valorizzazione del territorio legata alle loro qualifiche professionali. E mi permetta, dirigente, questa è una cosa veramente importante, perché con i tempi attuali e con la crisi, diciamo, purtroppo non è soltanto sulla carta, con la crisi in corso, è importante, diciamo, questo tipo di approccio. Assolutamente. Professoressa Patti, praticamente mi raccontava che il vostro istituto è abbastanza giovane, relativamente giovane da questo punto di vista. Ecco, anche a lei l'importanza di mettere in campo sinergie come quella della giornata odierna, e come intendete operare nel prossimo futuro? Made in Sicily sicuramente oggi ci ha dato la possibilità di un confronto con le quattro scuole alberghiere di Castelvetrano, Trapani, Mazara e Marsala. Un confronto che può abituare i nostri ragazzi ad una sana competitività. Ma quello che più importa in questa giornata, come abbiamo detto poc'anzi nella saletta conferenze, è che i ragazzi si rendano conto, frequentando una scuola professionale, di quanto sia importante il raccordo tra scuola e azienda, tra scuola e mondo del lavoro. L'Istituto Professionale Alberghiero, peraltro, in tutta Italia da tempo, in Sicilia per quanto ci riguarda da poco, non per l'Istituto di Trapani, ma sicuramente per quello di Marsala, perché sono soltanto 5 anni che ci vede insistere sul territorio, ma è una realtà ben radicata. Probabilmente perché è il mondo dell'economia che questo richiede, perché richiede dei professionisti, cittadini consapevoli assolutamente, ma dei professionisti che conoscano bene il loro mestiere. Noi ci auguriamo di formare ragazzi con, secondo tutti i crismi, utilizzando i percorsi educativi, ma soprattutto quelli formativi, perché qual è quello che appunto è l'obiettivo che devono raggiungere? Sicuramente il mondo professionale, e quindi il contatto con l'azienda, con l'impresa, con il ristorante o con i convegni, è la palestra necessaria per diventare i futuri professionisti. Ovviamente deve trovare tutto ciò la predisposizione nel ragazzo. Se ha un talento, noi ci occuperemo di
renderlo sicuramente, di valorizzarlo. Allora, devo veramente ringraziarvi per Made in Sicily, sia per la vostra partecipazione, adesione, sia per il lavoro che fate sul campo quotidianamente, e devo dire, dopo questa brevissima intervista, veramente sono contento di vedere che ci sono professionalità molto attive e soprattutto molto al passo con i tempi. Grazie a voi. Made in Sicily. Grazie.